canale. Allora, oggi un nuovo video, un video di nail art sulle mie unghie naturali. Scusatemi se le vedete un po' blu, non è zozze, eh? Perché c'ho uno smalto blu, è stato pure difficile a levarmelo ieri e dopo ho messo già comunque la base e quindi un po' tanto le unghie te le macchia, voi non vuoi comunque te le macchia, vabbè, comunque. E oggi andremo a fare una nail art warm mauve con il fiore, non so se è tipo un giglio. Dovrebbe essere una specie di giglio, quindi lo chiamerò giglio. E i colori che andremo a utilizzare sono soltanto questo celestino qua. Questo qui l'ho preso al Lidl, della nail polish della Sien, insomma, su tutte le unghie. Poi andrò ad applicare questo qui della L'Oreal, molto buono per far diventare l'unghia matte, opaca. Perché poi andremo a utilizzare i colori acrilici per fare warm mauve, che andremo a utilizzare il bianco, il viola. Questo per fare il fiore, poi ci sarà, vabbè, il giallo per fare il coso del fiore, vabbè, non mi ricordo come si chiama, e il verde per fare la fogliolina sotto. E niente, queste sono tutte le cose che andremo a utilizzare, poi utilizzerò i pennelli, va bene? E quindi niente, spero che questa nail art vi piaccia e noi ci vediamo a fine video come sempre.
Eccomi qua ragazzi, allora, questa qui è la nail art finita, l'ho fatta anche su quest'altra mano, mi piace veramente tanto, molto carina. A parte qui un po' la sbavatura, che dopo vedete che ogni tanto, vabbè, lo levo con questo. E questo pure l'ho preso lì, che c'ha le punte di ricambio, questo qui per quando te sbavi, insomma, che te ci pulisci praticamente, va bene. E niente, questa qui è la nail art, spero che vi sia piaciuta. Ecco qua il fiorellino, il Womove, e lo chiamo Giglio perché non so come chiamarlo. Credo che non dovrebbe essere tipo un Giglio. Niente, spero che vi sia piaciuta. Se è stato così mettete un pollice in su sotto al video, se volete commentatemi e noi ci vediamo presto al prossimo video. Un bacio, ciao!